Maggio è stato un mese parecchio ricco. Ricco non in termini economici, ma ricco perché ho fatto tante cose diverse. Ed è anche spiegato il motivo per cui non ho caricato praticamente nulla sul canale, perché tutti i lavori che ho fatto in questo periodo. E maggio è stato il mese più forzato dell'anno, che fino ad ora è stato un mese ricchissimo, in cui ho fatto tante cose diverse. Una in particolare, ho realizzato, ho scritto un articolo per videomakers.net, che è una testata di settore in cui ho testato la Canon C300 Mark II. Canon me l'ha spedita e l'ho avuta con me per 20 giorni, ho per 20 giorni ho testato la camera, ho fatto delle mie prove e ho scritto questo articolo che vi linko in descrizione. Oltre a questo ho modificato e rilasciato la mia demo con gli ultimi miei lavori che ho fatto, e alcuni anche non posso ancora pubblicarli perché ancora non sono stati resi pubblici. In più ho fatto tante altre cose, in particolare ho realizzato uno spot pubblicitario per una marca di caffè. Dovete sapere che a Napoli il caffè è fondamentale, cioè senza caffè Napoli non va avanti. E grazie alla società di produzione con cui ho lavorato, i miei carissimi amici, ho delle immagini di backstage da potervi mostrare. Regia! Un bel progetto, abbastanza parecchio impegnativo, mi ha tenuto impegnato parecchio tempo, anche perché questo è uno spot nazionale. Se non lo avete ancora visto, ve lo faccio vedere adesso. In questa bella giornata ci vuole proprio un bel caffè. Se permette, offro io un caffè alla signorina. Certamente. Sapete, signorina, per fare un buon caffè c'è una regola da rispettare: un'ottima miscela. Se Moreno non è, io non bevo caffè. Oltre a questo ho sperimentato tantissimo, per un altro lavoro che sto facendo, ho sperimentato tanto, mi sono divertito a registrare in slow motion dei liquidi, vi faccio vedere qualcosa che ho fatto, naturalmente questo non è assolutamente post processato, però è molto divertente lavorare con alti frame rate con i liquidi, perché si ottengono cose molto simpatiche. Poi ho realizzato anche altri due o tre spot pubblicitari, sempre in onda sulle reti nazionali, dove però non ho backstage perché non ho immagini, perché non ho avuto il tempo di poterli realizzare. Insomma, è stato un maggio parecchio ricco di eventi, ed è anche, vi ripeto, per questo è il motivo che non mi sono dedicato abbastanza a comunicare e a raccontare quello che facevo. Quindi ho trovato il tempo giusto di sabato per poter riorganizzare le idee e mostrarvi un po' tutto quello che ho fatto. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, consigliatelo agli amici, condividetelo, scrivete un commento, ditemi sì, bravo Luca, hai fatto un bel video, hai raccontato bene la cosa. E se vi va di rimanere aggiornati con tutto quello che faccio, iscrivetevi al canale.